Amici, siamo venuti da vivaio perché voglio comprare una pianta per me, per scale. Voglio mettere nel scale perché mia pianta, diciamo quella stella di Natale, è già sfinita. Allora voglio comprare qualcosa nuovo. Vediamo se scelgo qualcosa. Roba c'è. Andiamo, Giada. Oh, come mi piace. Vedete, io ce l'ho questa, però qui manca verde, manca sostanza, non cresce bene. Oh, quanta bella roba, mi piace tutto. Guardate che amore questo qua. Che cos'è questa roba? Io potrei comprare anche questa. Come felce. Questa buona. Quanto viene questa qua? Fa anche fiori. Bella. Amici. Una novità. Una novità questa qua. C'è anche fiori. Ecco qua. Potrei comprare, sì. Se non trovo quell'altra, compro quella. C'è anche fiori. Poi durerà quanto durerà. Durerà quanto durerà. Andiamo avanti, andiamo dentro. Oh, più larga, mi serve bella larga e lunga. Oh, anche questa bella lunga, sì. C'è scelta. Poi c'è scelta, è entrata. Tanta centesimi, vedete? Andiamo già. Ecco qua, questa è qui, vediamo questa. Ah, 10 euro, non costa tanto. 10 euro, si chiama così. Ma molto morbida, sembra molto morbida. Proprio mi piace. 9,90 ho pagato. Questa si stende. Io per ora metto per scale perché mi piace. E dopo vediamo. Dopo vediamo. Giada, tieni tu. No, troppo grande. Troppo grande. Faccio vedere a casa. Speriamo che sarà bel aspetto avrà. Andiamo! Andiamo! Questa qua, vedete, cadente parecchio. Non costa tanto. Per la prima volta vedo questa pianta. Ho scelto con tanti fiori. Questa aveva più fiori, più grande di tutti gli altri. Si chiama così, ha detto fuori, questa fuori, vedete? Vediamo, vediamo, comunque per ora così, poi metto fuori nel giardino di condominio perché anche là hanno bisogno di qualcosa bello perché non c'è niente di bello da noi. Andiamo. Ci riposiamo, macchina lontano, noi siamo a piedi. Pianta mia interessante, interessante, io ho mai visto, costa pochissimo, durerà quanto durerà. Io non lo so, qui un po' meno fiori, ma boccioli ci sono tanti, e vediamo. Poi mi informo di questa pianta com'è. Ma mi sembra io ho visto a Forte del Marmi questa pianta, che proprio sta per terra, sotto palme, e si allarga così, si allarga. Bello mescolare con altre piante, questo tipo così, tipo albero con fogli rossi, qualche albero. Giada, sei stanca? Oh, sei stanca, siamo a piedi, macchina lontano, amici, come facciamo? Oh, siamo stanchi morti, vero Giada? Ma te oggi zitta zitta, buona buona sei, dai andiamo. Aspetta, prima prendo pianta io, stai qui. Ora prendo prima pianta, poi te. Ecco la pianta, prima di mettere per scale e prima di innaffiare io ho fatto prova e guardate che meraviglia, sembra finta questa qua. Da questa parte più fiori, qui un po' meno. Comunque pazienza, qui un pochino, vedete, sembra sciupato così, ma da questa parte meno volume ce l'ha, anche se fiori ci sono. Wow, proprio bella, amici, bella, elegante, diversa da altri, che dire, ricca, voluminosa, tanto volume, tanta bellezza, amici, tanta bellezza.
Ancora non ho guardato su internet che pianta è, comunque durerà quanto durerà, ma prima ora voglio annaffiare bene bene. Annaffiare bene bene. Guardate come ho messo sotto, perché sotto il mio vaso è profondo. Guardate che radici ce le ha, vedete? Vecchie radici. Ora metto in innaffio per bene. Ma qui, questo vaso, ho messo questo vaso molto profondo. E qui ho messo di sale, vedete? Io non uso vecchio vecchio sale, alzato pochino. Alzato pochino. E così, questo vaso di ferro, ce l'ho due vasi così, questi due vasi Maison de Monde comprato, vedete si può levare così, costano 130 euro due vasi, uno più alto, altro più, uno più piccolo, altro più alto e più basso, ecco qua, ferro pesano questi, ma questi di design, guardate come fatti bene, vedete qui buco, non si tocca. Molto originale. Quando ho visto questo portavaso ho comprato subito. Allora, ora vado a annaffiare prima. Già tardi, ma 2 ore, 1 ora e mezzo, almeno 1 ora. Amici, ora metto nell'acqua e voglio annaffiare questa pianta. Vi voglio fare vedere una cosa molto interessante che io oggi ho comprato. Novità. Sotto piatti non guardare, ma guardate sotto, guardate soltanto, diciamo, sotto piatti. Quali vi piace di più? Perché io voglio comprare tavolo, mi serve tavolo tondo, per sala. E nel tavolo tondo, solo stanno cose tonde sotto piatto. Oggi non si mette ta tovaglia, si mettono queste cose qua. E questa io ho comprato Maison de Monde e mi piaceva, metà sconto, 3 euro pagato una. E oggi è andata a qua in casa e ho comprato questo, metà sconto, anche questo, 1,75, metà, ho pagato metà, vedete? Ultimi due, ma vi voglio fare vedere che questi si possono mettere così, diversamente, tavolo tondo e... Per esempio, io ce li ho questi tre questi, e due questi per 5 persone, per esempio 5 persone, eh? Tre questi e due questi. Anche piatti si possono mettere diversi piatti, amici. Non si fa servizio 12 piatti tutti uguali, tenere quelli soltanto per Natale, amici. No, si mettono così. Vedete? Si mettono così in questi mangio io con questi qua, però non ce li ho quelli, diciamo, al 50% ho comprato questi piatti costosi, metà pagato. Vedete? Questo Maison de Monde, sempre 8 euro, metà pagato, e mangio tutti i giorni con questi qua. Con questo dorato ci sta molto bene quando c'è qualcosa d'oro qua. Vedete anche qui, qualcosa d'oro. Ci sta bene. Comunque, no piatti, volevo fare vedere che si può... Questi, quale è più bello? Numero 1 o numero 2? Il mio compagno dice numero 2. Questo per Natale, per grandi feste, anche per tutti i giorni, perché no? Festa deve essere tutti i giorni. Comunque io voglio mettere diversi piatti. Diversi piatti, no diversi magari, ma diversi, anche tre diversi. E questi qua diversi, sul tavolo tondo, moderno così, così mi piace amici, così mi piace molto. Arrivata anche questa pianta ora da annaffiare, ora per me, per ora messo qua, vedete? È molto morbida, mi piace molto, ma ero da annaffiare. Questa ancora da aprirsi, speriamo che si apre questa qua, da annaffiare. Ora metto nel vaso innaffio di sotto, perché questa pianta nata quando si innaffiava di sotto, assolutamente, ora 3 ore, 2 ore deve stare nell'acqua, nel sotto, perché sotto ce l'ha belli buchi, e è meglio così, amici.
Ora vado subito nell'internet a vedere se piace freddo, piace inverno, perché questa dopo, quando comincia a peggiorare, come già detto, voglio mettere fuori nel condominio. Perché quando comincia a peggiorare, a lei comincia a peggiorare dopo. Perché lei è nata, vuole stare fuori, no, sulle scale. Sulle scale è clima diverso. Ok, ora vado a mettere annaffiare. Vedere anche senza piatti, vedete questa più grande, pochino più grande, in colore dorato giallo, questo dorato è leggermente rosa, dorato rosa, e si vede. Mannaggia, questi più belli. Però al tavolo mi piacciono anche diversi, due diversi. Sono rimasti gli ultimi due, questi qua. È gratis, vedete. 1,75 uno, ma molto belli. D'altra parte è così, leggermente verdi, anche qui leggermente verdi. Volendo si può fare anche qui piatti verdi, qualcosa nero, qualcosa che si sposa bene con verde. Belli anche da questa parte, si può adoprare anche così. Sì. Ok. Il problema sì che è magrolino, andrebbe portato dal veterinario, Sì, secondo c'è me. qualche problema. Perché è molto magro, io ho toccato proprio È proprio ossa. magro, sì. Ossa si Però vedi, sentono. è di appetito, lui mangia. Ah, c'è la sua casina qua, qualcuno ha Sì, costruito. hanno costruito la casina, capito? Ma lui sta bene, Anche affettuoso, io Sì, è pensavo che dolcissimo. scappa da me, No, 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 no. no, lui sta qui, dorme Ah, qui, poi sta tutto il giorno lì sotto, capito? ho Lui sta capito. bene, tra Sì. virgolette. L'unico problema è che c'ha Quale questo analisi fatto bisogna che ma... poi fare? c'è quello stronzo là, vedi? Quel Ah. gattone grosso che ce l'ha beccato che gli mangia la roba, capito? Ah, ho capito, mangia le robe. Capito? Ho capito, Quello è un allora rischione bisogna. grosso. Ha capito che qui c'è da mangiare e lui Ah. viene, capito? Allora, Vedi però meglio come dare mangia. metà scatoletta, metà ora, metà di sera. Sì, gli ho data una stamani e una la mangia ora. Ah, mangia Mangia, subito. mangia, vedi come Ora io mangia? sto qui un pochino, così Brava, controllo almeno grazie, perché brava. questo si già sta Vedi, avvicinando. sì, perché capisci che qui c'è da mangiare, capito? Infatti, vedi, c'è due ciotoline, una per i croccantini e una per l'umido. Poi gliele levano, io gli avevo portato i ciotolini di vetro, eh? C'erano quelli verdi sotto vasi dei fiori piccolini adatti da... Sparisce tutto, io non so chi è che glieli leva. Mi piacciono gatti neri perché è Anche proprio a me piacciono speciale. tutti, io ce n'ho Sì. tre. Sicché, quello là è mio, vedi? Sì. Quello laggiù Ah. in fondo. Ah, in fondo, Quello ah, lì è ah, rosso. sì, bello, anche Vedi, rosso, bello. ora lo stronzetto qui si avvicina piano Piano piano, sì. piano. Che quello non si fa toccare, né un gatto Ah, ho socievole, capito? capito. Però ha capito che qui rimedia. Sì, L'altro giorno qualcosa ce lo buona. beccai, gli feci un bel gioco. Te che mangi, Torino? Mi dispiace perché la mia peraltro, io lo darei anche a lui da mangiare. Ecco qua, sto bello ciccione, ciccione di qualcuno. Oreo. Come si chiama lui? Oreo, mi hanno detto. Oreo? Sì, mi hanno detto dei bambini che passavano. Dice, perché dice che l'abbia, tra virgolette, preso una signora che sta qua su in cima. Però non lo so se è vero. Dice, e gli ha messo il nome Oreo. Insomma, sta di fatto che quando io arrivo lo chiamo Oreo, viene. Sicché forse avrà associato che... Sarebbe da veterinario portare. Sarebbe da portare dal veterinario, sì. Ma coda dove ho messo coda? Sotto forse. No, no, coda di là, ho Sì, pensato sì. che c'era paura. No, 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 no. ma meglio, è un gattino socievolissimo. Non ha paura, no, tranquilla. Ma quella bimba chi era sua? Lo porto in giro, Ah, va con me a passeggiare un pochino. benissimo. Buona gente, hanno costruito questa casetta, acqua sempre fresca. Però lui tanto tanto magro. Tanto magro, Calimero, poi non ha nemmeno paura. Da veterinario bisogna portare. Mamma mia, io quasi quasi porterei qui, c'è ferita a gamba. Guardate, magro magro, non voglio toccare perché lui mangia ora. Tieni, tieni. Amici, questo pianta di design in bagno di un bar. In bagno, io darei valore più grande a questa pianta perché è viva, vedete? Un po' disprezzata questa pianta, però sta bene, resiste, c'è finestra qua, vedete? Luce c'è e questa grande pianta, secondo
sta qui. Io, a me sembra bella questa qua, non è proprio ancora morta. Però il design è poco qua. Questi sì, non ho attaccato così. Ma qua non c'è, forse c'è di là, vediamo. C'è, qui c'è tutto, amici. C'è tutto, centro, pieno centro storico di qui da noi. Profuma? Un po' profuma, sì. Vado, OVS qui c'è da noi, vado a comprare in farmacia selenio, amici, selenio, se manca è un grande problema, selenio ci vuole, non sempre per capelli, non solo per capelli. Questo è il nostro centro storico. Hop, chiuso, si chiudono per pranzo. Ah, non sapevo che a pranzo chiudono. Qui in centro sempre tutto aperto. C'è Calimero e mi va incontro. Forse hai riconosciuto mio giubbetto rosso. Amori, sei venuto da me? Bravo! Hai mangiato? Guarda, ti stai qui. Vai. Amori, ciao! Ciao, amore, sei venuto? Ui, meno male che ti ho trovato questa volta. Sono dimenticata a portarti scatoletta. Andiamo a tua casa. Fai vedere dove è tua casa. Mannaggia, oggi dimenticato. Forse andrò a comprare in supermercato qualcosa per lui. Bisogna andare. Hai mangiato oggi? Perché qui c'è gente che dà da mangiare a lui. Amore, sei affettuoso. Mamma mia, mi piace questo gatto. Guarda qua, ce l'hai tutto. Acqua freschissima, amore. Questa è tua casa? Tante carezze oggi ti posso dare. Scatoletta ti compro. Non c'è niente di buono. Non c'è niente, amore. Amore, andiamo sul panchino a sederci, vieni con noi. Vediamo qua, c'è panchina. Sediamoci sul panchina. Guardate che gatto intelligente, mi viene da piangere, amici. Sono tanto commossa. Vai. Qui. Ehi. Vieni qua da me. Vieni. Oh, sempre più affettuoso. Amore. Amore. Hai riconosciuto, eh? Hai riconosciuto, magro, amici, magro, bisogna portare da veterinario. Sei affettuoso oggi, scatoletta non c'è. Vieni un pochino qui da me, aspetta, sei leggero. Stai qui, stai, non ti preoccupare, così. Devi abituarsi, su ginocchia un pochino, dai. Hai paura su ginocchia? Stai qui, ginocchia caldi, è caldi il ginocchia. Libero, non ti spaventare, piano piano, amicizia nostra piano piano, affettuosa. No, Giada, non toccare forte, Giada autistica, però lei, anche lei ce l'ha cane a casa, lei con animali molto dolce, vero Giada? Sei contento? Tanti carezze oggi per te, tanti. Vieni qua. Vieni qua, qui. Ora ritorna. Lui gira vicino questo suo posto, sua casa, vero? Amore. Fai vedere casetta, tua casa dov'è? Ecco qua, buona gente ha costruito casa per Calimero, tanti, ingresso piccolo, c'è anche tettuccio, guarda che tettuccio ce l'ha, tettuccio bello, acqua fresca,
E qui vuoto, vero? Nuovo piatto da 3 giorni questo qua. Da 3 giorni nuovo piatto, amici, qualcuno regalato piatto buono. Ma oggi umido niente. Niente, solo croccantini. E voi umido, vero? Andiamo sul panchino, dai. Andiamo? Mi segue. Andiamo sul panchina di condominio. Okay. Vieni qua. Amore, dove sei? Vieni. Quello è vero. Oh, triste. Sei triste altra volta? Ah, siamo tutti tristi. Vado a comprarti scatoletta. Così facciamo più amicizia. Più amore sarà tra noi. Fa sui bisogni là nel angolino, vedete? Ecco qua. Sua casetta, sua panchina, il suo cibo è tutto qua. La sua vita è qua. Ora viene da noi. Vieni? Calimero, vieni? 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 Vieni, aspetta da mangiare. Lui vuole che io vengo là e porto da mangiare, ma io oggi scatoletta mi sono dimenticata. Devo tenere in macchina 2 o 3 cose buone per lui. Sì, questa bella idea. Vieni, 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 vieni. Dirigente, vedete come chiama? Perché lui vuole, non vuole andare sul panchina, vuole stare qua. Significa che io devo venire da lui e dare da mangiare qualcosa. Vero? Amore, ti guardi sua scatoletta, non c'è niente. Mamma mia, altra volta aspetti. Bisogna portarti perché sei troppo magro. Qui guardate, 1, 2, 3, 4, tutti ossa si vedono. E questa è già andata sull'internet a vedere quanto costano. 35 euro analisi complete, check-up di un gatto, 35 euro, amore. Ma che ce l'hai te? Che ce l'hai che non stai bene? Quanti anni hai?